muoveremo in questa terra. Cosa sta succedendo? Abbiamo un nuovo membro della nostra squadra. Chi è questo? Ciao ragazzi! Lei si chiama Astrometo. L'ho mandata io a spargere veleno in ogni città. È brava nella tecnologia e usa il veleno come potere. Cyborg perfetto? Sì, un cyborg con ottime abilità di combattimento. Detto questo, mando a lei a creare panico. Non sono d'accordo. Tranquillo, Orge. Lei sa combattere molto bene. Teso, stai calmo. So bene quello che faccio. Sei sicura? Certamente, ho l'asso nella manica. Va bene, accompagno io. No, tranquillo. Io ho la capsula di teletrasporto. Devo ammettere, ci sa fare. Siamo arrivati, Sting. Perché siamo arrivati in questo posto di merda? CyberX ci ha detto che questo posto è sicuro. E Loredana 9 che fine ha fatto? Ho saputo che sta in laboratorio per eliminare il veleno. Speriamo in bene. Certo che ci tieni tanto la tua amica Ellie? Certo, perché non dovrei? Secondo me tu e lei avete qualcosa in più. Ma piantala, che siamo solo amici. Come l'ho detto? Ciao, ragazzi! Ma chi è questa? Ma che bonazza! Come siete belli ed entrambi! Vi lascio un bel bacio ad entrambi! Hai fatto loro due! Scusami, ce l'hai con me, troietta? Sì, dico te, puttana! Li ho messi a nanna, cara mia! Ah sì, eri di sta festa, perché adesso te la vedrai con me! Se lo vuoi tu ti accontento. Tanto perderai tu, mia cara! Lo vedremo se sarà così! Fight! Lezione puttanella? Per questa volta ti è andata bene, ma la prossima volta non sarà più così! L'astrometo! Cosa ti è successo? Una troietta mi ha battuta, ma me la pagherà! Non ti preoccupare, avrai la tua rivincita. Maledizione, questa non ci voleva proprio. Visto che cosa è successo?
Calmati, Orochi. Le colpe sono mie e non c'è bisogno di scaldarsi tanto. Cambieremo le strategie d'ora in avanti. Vorrei dire che non andrò più sola. In più devo pensare al mio progetto. Comunque state tranquilli. Ho lasciato una piccola sorpresa. Ragazzi, mi scongiuro, svegliatevi. Sono ipnotizzati, ma ho un antidoto giusto. Devo solo compigliare la testa per stordirli un po'. Bene, ora devo utilizzare questo. Una per te. E una per te. Sting! Rispondetemi, vi prego! Oh, Rao, finalmente! Non ci speravo più! Cosa? Cosa mi è successo? Eri ipnotizzato! Ho capito, ok. Sting! Sting, ti prego, svegliati! Io senza di te non posso vivere! Sei il mio grande amico che ho! Ci sei cascato! Ma vaffanculo! Questa volta me l'hai fatta sotto al naso. Comunque ti ringraziamo molto, Loredana. Cosa è successo? Eri ipnotizzato, Sting. Tra l'altro, credo che sia stata lei a far espandere il veleno su tutta la città. Ma io ho trovato un antidoto perfetto per togliere di mezzo questo veleno. Dio mio. Secondo me è l'unica spiegazione più ragionevole in questo momento. A proposito, avviserò Shere Khan di stare attento. Buona idea. Chi è Shere Khan? È un nostro caro amico. Ci ha salvati due volte in passato. Shere Khan, dimmi Raul. Ti ho chiamato per dirti che siamo stati attaccati. È ritornato il tizio mascherato? No. Questa volta è stata una donna velenosa e pericolosa. Credo che sia stata lei a far espandere il veleno sulla città. Però siamo stati salvati da Loredana. Lei insieme a CyberX faranno in modo di togliere tutto il veleno sulla città. Non ti preoccupare. Ok, cercherò di indagare su questa cosa. Ok, passo e chiudo. Ora con questa notizia, non solo abbiamo il tizio con la maschera e di un'aura molto familiare, ma abbiamo anche una donna pericolosa e velenosa. Devo scoprire chi sono questi e con chi lavorano. Non credo che vengano così per caso. I am